Consigliere Sassi, prego. Grazie Presidente. Devo ancora capire se le proposte del Movimento 5 Stelle sono proposte che devono basarsi sul metodo o sul merito. Ancora, forse i primi tempi, devo ancora capire come riuscire a mettere d'accordo le diverse anime e visioni della maggioranza di questa Assemblea. Ho sentito poco fa dire che quando si è d'accordo sul merito, il metodo in fondo non è così fondamentale. L'importante è essere d'accordo sul merito. Per sentire poi poco dopo che il merito è assolutamente condivisibile, ma il metodo assolutamente no. Quindi, a questo punto, adesso un giorno riuscirò a capirla questa cosa e cercherò di calibrare a seconda di quelli che saranno gli interlocutori di questa Assemblea per riuscire a capire come presentargli un testo, perché piaccia. Evidentemente non piace, o forse non piace l'argomento, o non piace il fatto che da quello che io sto scoprendo, andando a fare il mio lavoro, questa Assemblea ha fatto sempre solo chiacchiere sull'argomento infiltrazioni mafiose. Sono andato all'URP, mi sono procurato il famoso libretto verde che tengo sulla scrivania, però avevo già intravisto questo, poi vi dico dove, ma tengo anche l'altro libro, questo, che è un pochino più dettagliato e forse più utile perché fa nomi e cognomi. Ho scoperto che noi dobbiamo sostanzialmente parlare d'altro, lavorare in altri ambienti, non dentro una commissione speciale. Va bene. Il problema è che quando si lavora dentro le commissioni, diciamo, agli organi preposti, si produce aria fritta. E mi riferisco alla precedente legislatura, quando il Movimento 5 Stelle chiese un osservatorio contro le mafie e venne concesso in parte attraverso la legge 3 del 2011, dove l'articolo 12 si cita esercita funzioni di osservatorio sui fenomeni connessi al crimine organizzato. Bene, dico io, avremo fatto tanto su questa cosa perché dal 2011 ad oggi. Poi vado a verificare quelli che possono essere la parte concreta, il succo di quello che questa legge regionale ha prodotto in questi anni e vado e scopro che l'articolo 15 si costituisce un centro di documentazione contro la criminalità organizzata. Bene, chiedo in giro, dov'è questo centro di documentazione? Lo voglio vedere, voglio andare a consultarlo. E dopo un po' di una breve ricerca l'ho trovato, sono andato, ho fatto anche delle fotografie bellissime. Perché sinceramente se per creare un centro di documentazione, di raccolta e documentazione contro le mafie dell'Emilia Romagna, devo scrivere un articolo di legge e produrre uno scaffale di libri e 10 dossier, tra cui quello famoso verde, io in questa Assemblea dico che si è fatto aria fritta in questi anni. Quindi, in quali ambiti, in quali organi istituzionali di questa regione noi dovremmo agire? Perché qui non si è agito. Si è istituito attraverso questa legge regionale, ripeto, la legge 3 del 2011, questo organo, questo osservatorio che però non viene definito né nelle sue dotazioni, né nella sua struttura, né nelle sue dotazioni informatiche e informative, per cui la destinazione di questo osservatorio era anche raccogliere dai territori tutte le segnalazioni. Ora, se questo tipo di attività, cioè noi non possiamo fare una commissione d'inchiesta a sentire qualcuno di questa Assemblea, ma abbiamo legiferato nel fare azioni concrete che hanno prodotto uno scaffale di libri, che con l'Emilia Romagna c'entrano ben poco, a parte i 10 dossier che ci sono stati prodotti attraverso la collaborazione con Libera, finanziati dall'Emilia Romagna, che sono in biblioteca dell'Assemblea
andate giù, Palazzo della Biblioteca, li trovate, vi posso dire anche le coordinate esatte, sono di fronte alla porta. Scaffale di fronte alla porta, c'è uno scaffale scarso di libri. Libri interessanti, intendiamoci, non sto denigrando gli autori nei titoli in sé, gli argomenti sono importanti e la cultura è fondamentale. Quindi produrre cultura contro la criminalità organizzata è fondamentale, ma ho qualche dubbio che le mafie tremeranno con la sola cultura. Se il PD deciderà che si debba essere uniti su certi argomenti solo quando è il PD a proporli, non c'è problema. La prossima volta invece di presentare la roba noi, la passiamo alla segreteria del PD e poi vediamo di averla presentata da loro. Noi la voteremmo comunque, Noi la voteremmo comunque. Copia e incolla, ci va presto, siamo tutti informaticamente dotati. Il problema è che si va in realtà a depotenziare. Si dice che in Europa altri ambiti, anche a livello europeo, stanno così intuendo che forse la mafia che c'è anche da loro. Il problema è che da loro la mafia è ormai diffusa, ma loro ancora non se ne rendono conto, non se ne sono resi conto fino in fondo, perché non hanno la stessa, purtroppo per noi, non hanno la nostra stessa cultura dell'antimafia. Quindi quando se ne accorgeranno veramente sarà già troppo tardi. E se aspettiamo loro, cioè noi che potremmo avere, essere capostipiti della lotta alla mafia, aspettiamo loro. Aspettiamo che vediamo che fanno meglio loro di noi. In certi casi forse anche vero, purtroppo. Quindi non si possono fare commissioni a detta di qualcuno, ma si può legiferare il nulla, producendo uno scaffale di libri per il quale bastava uno stanziamento di bilancio, non serviva una legge. La cultura antimafia è fondamentale, ma se non viene seguita da azioni concrete, come quello che poteva essere una commissione che a quanto pare e a quanto penso di intuire non verrà votata dal gruppo di maggioranza, non vedo cosa potremmo produrre di concreto. A questo punto io proporrò di emendare la legge numero 3 del 2011 perché è assolutamente inutile. Facciamo una voce nel stanziamento di bilancio per la biblioteca e facciamo anche più bella figura. E, per il resto speriamo che i mafiosi comincino a tremare per la così profusa cultura che la Regione Emilia-Romagna riuscirà a fornire in termini di antimafia. Grazie.